Difesa del Mediterraneo. Seleziona, cioè, un assassino di livello 11, 100% di riuscita, inizia missione. Ok. Adesso devo tornare indietro. Qua il denaro non lo vediamo dal 44 avanti Cristo. Va bene. Famiglia, come potete ignorare la mia supplica? Adesso ti ammazzo, eh. Fatemi capire quanto lontano è. Eh sì, buona. Andiamo alla galleria, va. Vai, bravo! Grande Ezio! Che palle però. Gioco rottissimo. Beh, Assassin's Creed è il gioco rotto. Forse Valhalla è il gioco meno rotto di tutti. Per me che è brutto. Interagiamo. Il Gran Bazar. Ok, allora. Dov'è il ricordo? A nord. Alla base degli assassini. Eccoci qui. Poi andremo a fare i salvataggi, anzi li farò io personalmente, tutti i cosi, come si chiamano, i soccorsi. Ci sono danni? Non mi pare. I templari bizantini sono dei cattivi ospiti, ma come inquilini non sono male. Una volta conquistato un posto, lo conservano intatto. Perché intendono restarci. Esattamente. Bene, come promesso, se hai voglia di imparare a fabbricare bombe, posso insegnartelo. Non toccare. Una mossa sbagliata e boom, viene giù tutto l'edificio. Dici sul serio? Ah, che faccia che hai fatto! Ecco, ti faccio vedere. Fabbricazione di bombe. Interagisci. Che devo fa? Tanto questo. Che palle, però ci metto una vita a caricare. Va bene. Manco di lavoro è questo. Le nostre bombe si compongono di tre parti. L'involucro, la polvere nera e l'ingrediente primario. Talvolta aggiungiamo qualcosa in più, per sfizio. Ma lo vedremo più tardi. Per ora, concentrati su questi elementi. Perché devo usare il raggio medio? Ok. Ok. Nove bombe. Si fa così.
No. Va bene. Abbiamo capito come funziona. Ci ho capito un cazzo, però ok. Per le bombe, sparsi per tutta la città. Perciò, quando te ne vai in giro, tieni gli occhi aperti e il naso a terra. Mi terrà occupato. Grazie, Yusuf. Hai mai visto questo libro? No. Un diario? Sì. La crociata segreta di Niccolò Polo. Il padre di Marco? Ce l'aveva addosso un templare a Masyaf. Accenna alle cinque chiavi della biblioteca di Altair. Niccolò le portò qui e le nascose. Ah, i templari lo sanno. Quindi è una corsa contro il tempo. Ne hanno già trovata una. Sotto il top capì. Voglio recuperarla e trovare le altre quattro. E da dove inizierai? La vecchia stazione commerciale dei Polo. Gestivano un'attività in zona, no? Credo di sì. Parla con un uomo chiamato Piri Reis al bazar. Può darti delle indicazioni. E insegnarti a fabbricare altre bombe, se sei interessato. Tanto faremo anche delle missioni per lui. Oh, che bel giorno. 108 metri. Ma vaffanculo. E se faccio così? Godo. Allora, Piri Reis è qua dentro. Qua c'è l'entrata. L'uomo fare queste cose per mano. Ma sarà una questione d'oro, c'è. E cazzo sei, zi? Che due palle. Ma non è che è su? Ah, ok. Piri Reis, credo di aver veduto alcuni dei tuoi primi lavori. Reis? Ti manda Yusuf Tazim? Sembra una delle sue solite esagerazioni. Sì, ha detto che avresti potuto mostrarmi dov'era la stazione commerciale di Niccolò Polo. Ah, tu devi essere il fiorentino di cui tanto ha parlato. Enzo? Ezio. Enzo. Ci sono andato vicino. Sì, la vecchia bottega dei Polo. È a ovest dell'Aia Sofia. Qui. Grazie. Yusuf ha detto anche che avrei dovuto parlare con te di alcune bombe speciali. Quell'uomo. Che chiacchierone. Evet. Sono un navigatore della flotta del sultano. Ora in congedo per studiare cartografia. Ma durante il servizio ho sviluppato anche una passione per l'artiglieria e gli esplosivi. Ed è tornato comodo agli assassini. Ci ha dato un vantaggio. Ho molti tipi di bombe. Solo per gli assassini, certo. Letali, tattiche, diversive e alcune con un involucro speciale. Tutto quello che vedi è in vendita, ma devi dimostrarmi di sapere come usarlo. Sono ansioso di apprendere. Ebbene, nessuno te l'impedisce. Fammi sapere. Il problema è quando Assassin's Creed comincia a rifornirsi di cose inutili. Quello è il problema che non sopporto. Le bombe, quelli lì là. Troppe cose. A volte diventano troppe cose, come gli RPG ultimi e i manufatti e cose stellari e i trip mentali. Tutte ste cose inutili.
Comunque ci vediamo alla prossima, adesso faccio un po' di soccorsi per la città.